Buongiorno a tutti e benvenuti al caffè della domenica mattina qua su Telenovela Serie TV. Il caffè è pronto per berlo insieme a voi. Ma prima di bere il nostro caffè, voglio parlarvi del nostro sponsor Shogun. Shogun ti dà una mano e ti permette di guadagnare il 50% sulla vendita. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete informazioni o volete lavorare per Shogun, potete contattarmi su Omar Alexiano o sull'account Telenovela Serie TV. O se eventualmente volete acquistare qualche prodotto, io ci sono per darvi dei bei consigli. Come vedete, questo è un ordine che è già pronto con le buste Shogun. Quindi vediamo un po' che cosa contiene questo ordine. Allora, in questa busta c'è il panno microfibra per la polvere, e poi vediamo un po', e per la polvere, per i mobili, quindi cattura polvere. Quindi mi raccomando, a prezzi veramente molto buoni, anche perché sono dei prodotti professionali. Poi lo spruzzino dello Splendivetro, che vi abbiamo fatto vedere la settimana scorsa, e poi anche il panno vetri. Con questo panno vetri lo bagnate nell'acqua, lo passate nel vetro, si asciuga che è una meraviglia senza lasciare nessun alone e nessuno, nel senso, neanche nessuna macchia o magari delle ditate assoluta o strisciate soprattutto. Quindi veramente dei prodotti professionali. Quindi panno vetro, panno cattura polvere per i mobili e lo Splendivetro, quindi per pulire appunto i vetri, ma c'è anche il prodotto per pulire i mobili. Quindi, oltre che per la cura della persona, Shogun quindi vi dà la possibilità di avere anche l'igiene per la casa e non solo. Quindi Shogun veramente pensa a tutto. Allora, siete pronti a lavorare con Shogun? Quindi io vi aspetto per informazioni su come potete lavorare, anche perché si scarica un'app, ed è facilissimo. In base al codice, ogni prodotto ha un codice, voi dovete inserirlo e poi in automatico vi esce il prodotto, lo aggiungete sul carrello e poi spedite l'ordine. Quindi è facilissimo, poi vi spiegherò tutto quando magari voi mi contatterete, se eventualmente vorreste lavorare con Shoga o magari acquistare i prodotti. Perfetto. Allora, adesso iniziamo, entriamo nel vivo del programma. Noi ci vediamo tra pochissimo per i saluti finali. E adesso godetevi il caffè della domenica mattina. Io intanto mi bevo il caffè. Cominciamo dall'Ariete. Potrete approfittare di una buona giornata, anche se un po' meno brillante, ma d'altra parte ogni tanto anche voi avete bisogno di riposo. Toro, ottima giornata quella che vi aspetta, dove sarete sereni, allegri, anche fortunati. Qualsiasi cosa abbiate in programma andrà come vi aspettate e nessuno darà buca all'ultimo minuto. Gemelli, cercate di non far nulla di particolare, non uscite dal seminato, sia se dovete fare una torta o giocare a tennis con gli amici. Qualsiasi variazione dalla routine la dovrete pagare a caro prezzo. In più, il vostro umore non sarà molto sereno. Cancro, avrete una giornata allegra e movimentata, dove non vi importerà non aver tutto sotto controllo. Potrete fare delle nuove conoscenze, approfondire le vecchie e ascoltare notizie inaspettate. Leone, potrete divertirvi, ma dovrete fare più attenzione al lato pratico della vostra esistenza. Non potrete prendere e partire se non avete l'auto o i biglietti per il treno, o se la bici avrà le gomme bucate. Vergine, grande giornata la vostra, dove vi sentirete in forma, pieni di energie, ma soprattutto di buon umore, disponibili verso il resto del mondo e sorridenti. Qualsiasi cosa abbiate in programma, riuscirete a realizzarla. Bilancia, vi sentirete stanchi. Non abbiate timore ad ammetterlo e cercate di prendervi una pausa dalle mille incombenze della giornata. Lasciate perdere i vostri doveri familiari e dedicate del tempo a voi stessi. Scorpione, il vostro umore sarà molto più tranquillo e rilassato dei giorni scorsi. Avrete voglia di divertirvi e sarete disposti a tollerare anche gli amici meno simpatici che avrete sotto mano. Sagittario, non sarà una domenica molto divertente, nella migliore delle ipotesi vi salteranno tutti i programmi e dovrete trovare soluzioni alternative al morire di noia. Cercate di non essere troppo aggressivi con chi vi sta vicino. Capricorno, ottima giornata in cui vi sentirete bene e carichi di energie. Qualsiasi cosa abbiate in programma riuscirete a farla come volete voi e i rapporti con il resto del mondo saranno decisamente buoni. Acquario, sarete più calmi e rilassati e potrete godervi una giornata, se non proprio tranquilla, almeno piacevole, in cui non andrete nel panico se vi cambieranno i programmi. La serata sarà rilassante.
Pesci, farete fatica a controllare i vostri nervi ballerini. Ogni occasione vi sembrerà buona per fare una bella scenata. Controllatevi, altrimenti farete il vuoto intorno a voi e cercate di sopportare i parenti invadenti. Ciao, buona domenica a tutti, io sono Vita. Oggi ho preparato lo spezzatino di tacchino con le patate e come in genere faccio io, con aglio, passata di pomodoro, sale, pepe, olio, patate e un po' di formaggio. Il tacchino cuoce per un paio d'ore, poi ho versato le patate e il condimento l'avevo già messo prima. Il formaggio grattugiato alla fine. Ora finisce un po' di cuocere ed è tutto pronto. Poi qui ci stanno le verdure grigliate con olio, sale e aceto e come frutta una mela. Grazie a tutti, buona domenica! E siamo giunti alla conclusione, voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al caffè della domenica mattina, anche questa domenica. E voglio ricordarvi che domenica prossima non ci saremo perché festeggeremo la Santa Pasqua, quindi voglio fare intanto tanti auguri a tutti voi di buona Pasqua, mi raccomando, e questa domenica mi raccomando, con la benedizione delle palme, quindi dovete andare assolutamente a benedire le palme, quindi mi raccomando. Allora, quindi vi aspetto non domenica prossima ma la successiva. Allora, l'appuntamento infatti con Novelas è per questa sera, saremo in diretta con Aimè, il protagonista della telenovela Ruby e non solo, e con lui parleremo di tante tante telenovelas, di tante produzioni che lui ha fatto, anche quelle che appunto non sono arrivate in Italia. Quindi siete pronti a conoscere questo attore qua in esclusiva per l'Italia, quindi noi siamo veramente felicissimi, io e Marianna, di poter intervistare un attore che non ha rilasciato nessuna intervista italiana e noi siamo i primissimi ad intervistarlo proprio qua per l'Italia, quindi veramente è un grande onore e noi siamo abbastanza emozionati per questo grande evento. Quindi vi aspettiamo alle ore 21:15 per l'anteprima e alle 21:30 si parte con l'intervista. Mentre invece poi Novelas domenica prossima non andrà in onda, ma sarà in onda in diretta venerdì. Però ancora non vi dico chi ci sarà, ma una graditissima ospite, quindi preparatevi perché stanno arrivando tantissime sorprese, anche con il programma Edite Inedite che partirà dopo Pasqua, quindi preparatevi perché sarà veramente un programma bellissimo dove andremo a analizzare la telenovela a 365 gradi. Detto questo, allora ci vediamo stasera e voglio rispondere a Maria. A Maria che scrive sul nostro canale YouTube, voglio salutarla, e lei è un po' scontenta perché è felicissima che Marta, la telenovela, è tornata in onda su Donna TV canale 62 tutti i giorni alle 20, però lei è scontenta perché avrebbe voluto la sigla di Cionfoli, quindi Marta, anche se comunque durante le impuntate noi la sentiamo in sottofondo, però ho letto tantissimi commenti anche su Instagram dove appunto tutte le persone sono un po' così indignate per il fatto della sigla. Allora ragazzi, purtroppo noi non siamo un canale TV, quindi dovete scrivere a Donna TV per fare in modo di trasmettere la sigla. Però in qualche modo facciamo così, oggi vi faccio un bel regalo e quindi tutta per voi.
vi mando la sigla storica di Marta. E ci salutiamo così e ci vediamo domenica, non la prossima ma la successiva. E invece per la domenica di Pasqua sicuramente ci faremo gli auguri sul canale Instagram, Facebook e canale YouTube. Grazie a tutti e buona domenica. Ci vediamo stasera. Cose Marta non le sai.